Vincent, Phoebe. Sentite per ordine del comando militare, ha dato ordine del coprifuoco. L'anno 1950, il giorno 5 del mese di luglio, in Castelvetrano, nella via fra Serafino Mannone, Cortile De Maria, esiste un cadavere di sesso maschile. Mannino badalamente e madone. E da me lo vuoi sapere? Tu solo sapevi non erano i picciotti. E tu non parli. Dicillo che tutto quello che abbiamo fatto ce l'hanno ordinato. Dicillo che c'è chi li ha venduti. Portale da chi ha fatto l'affare. Chi te devono parlare? Io devo parlare. Parlerà. Parlare da solo. Picciotta, esci! La cosa diavolo che senti! Che camion esci, che andai giù per via! Io sono stato a salvare la vita al colonnello dei carabinieri quando lo volevano far ammazzare. Io ce l'ho la coscienza di uomo, non sono un bandito. Sono venuto qui di mia spontanea volontà, perché se facesse giustizia, i banditi sono gli altri, quelli che si chiamano onesti. Ma non finisce così. Si dovrà fare un giorno un altro processo, quello per la morte di Salvatore Giuliano, e allora dirò tutto quello che non ho detto qui.